Allora, Randagelli, come andiamo? Io sono stato a Imola, minchia. Ho dormito 2 giorni, mi sono ripreso adesso. Lunedì sono le 7, vedete voi. Abbiamo dovuto noleggiare un furgone. Antracite, antracite! Piloti, piloti! Dai cazzo! Dai cazzo! Grandissimo Mameli! Siamo andati a pranzo perché giustamente bisogna essere levigati. Poi con la maturità capisci che arrivare alle 5 del mattino in realtà è una cazzata. No, perché poi non c'è il sole, non fa caldo. Siamo come il sole a mezzogiorno. C'ho più il fisico. Guardate, allora, lui è il nostro critico più assetato. Assolutamente. Che non ha visto ancora un cazzo, ma già rompe i coglioni. Passando sotto un arco della pace di uno dei più bei borghi italiani, che si chiama Dozza. Adesso vedete alle nostre spalle. Dicevano, ma sei un vecchio di merda. C'ha ragione da Dio, cazzo. Solo che me lo dicevano i miei amici che saliti in macchina... A mezzanotte si sono addormentati come delle pietre. Finalmente la nostra grande rivincita. Chi diceva che eravamo dei vecchi? Primo autogrill, 54 km. Porco zio. Per non soffrire altrimenti siamo andati da My Chef. Siamo entrati e siamo usciti. E poi ci siamo fermati all'autogrill. Ma non c'era il camogli e quindi niente, con in mano birra e camogli noi. Anche magari per l'autogrill, figa, me li ricordavo molto meglio. Siamo pronti. Ah, randaggi. Beh, randaggi. Ho visto un sacco di recensioni ultra positive, mica rock, Guns N' Roses, continuano a mordere, caldissimi, che concerto della Madonna, 3 ore di sega. È quello lì che canta così, figa. L'altro che fa gli assoli, invert. 2 ore di assolo, grazie che hanno suonato 3 ore, ce n'erano 2 di assolo, 2 palle. Un commento così. A caldo, siamo rimasti di stucco. Siamo di stucco. Fermi! Allora, prima di scatenare casini, ci tenevo a dirvi, i Guns sono la mia band preferita di tutti i tempi. Io ho tutto, ho tutti i DVD, so tutti i pezzi a memoria, so tutto. Ed è per questo che non li perdonerò mai.